Se dicessero che nel profondo della terra, chilometri e chilometri sotto i nostri piedi, c'è una bestia enorme, che quando si sveglia produce un boato cupo, infernale, e il mondo trema e crolla intorno a noi. Avremmo un'idea leggendaria del terremoto, piuttosto emotiva, ma non tanto lontana dal vero. La natura, come il regno animale, che non concepisce colpe, ma come noi è chiamata a continue prove di resistenza. È spesso imprevedibile. Questi sono i terremoti, sono imprevedibili. Buongiorno a tutti ragazzi, amici di Aldistain. Benvenuti su Aldistain TV. Come vedete sono in divisa, sapete quando viene in divisa, l'avete anche capito dal titolo, vedrete un video di protezione civile, che speriamo sia interessante. Come penso avrò messo nel titolo, sono stato in Albania, perché sapete c'è stato il terremoto in Albania, a Durazzo esattamente, per colpire anche un po' Tirana. Io sono stato il giorno stesso che c'è stato il terremoto alle 4 del mattino. Io sono stato informato subito nella tarda mattinata, nella serata sono partito. Ho preso armi, bagagli subito, sono voluto andare subito ad aiutare questo popolo, questa gente in difficoltà. Poi aiutare non è che noi della Polizia Civile facciamo tanto. Sono andato lì a montare il campo, il volontario non va sulle macerie. Ho fatto dei piccoli, già che c'ero, ho fatto delle piccole clip, le ho montate tutte insieme in una specie, una sorta di reportage per portarvi un po' con me, per farvi vivere un po' delle emozioni che ho vissuto io. In realtà ne ho vissute tante contrastanti. È stata una cosa molto. Sono esperienze che ti crescono nell'animo proprio, ti crescono dentro. Tanta ma tanta adrenalina, si mischia a tanta paura perché lì sul posto, come sapete, si è vicino all'epicentro, quindi le scosse ne abbiamo sentite 4-5 e anche molto forti. Quindi sicuramente un abbraccio e un saluto va al popolo albanese, ai cittadini di Durazzo e di Tirana, soprattutto quello che stanno vivendo, quello che hanno vissuto. Stando lì, ogni tanto uscivamo anche dal campo, non mi nascondo, ho incontrato tanti cittadini che quando ci vedevano ci abbracciavano, ci davano le mani, non smettevano mai di ringraziarci, ci portavano nei bar, ci offrivano caffè, ci facevano regali. Ci vedevano un po' come i loro salvatori, i loro angeli. Quello che mi ha colpito è che erano tutti comunque col sorriso, ci raccontavano che avevano perso tutto, le loro case, avevano dovuto far andare lontano le loro famiglie, perché loro lì lavoravano, però le loro famiglie ne hanno mandate qui in Italia o più a sud dell'Albania, più a nord, insomma, in altre zone più lontane, per metterle al sicuro. E lo dicevano comunque con il sorriso sulle labbra, con il coraggio di andare avanti, comunque di rialzarsi. È vero, un bel popolo forte al quale mi sento molto vicino. Infatti, non so se riesco a farlo vedere, sul mio albero di Natale quest'anno ho messo una bandiera dell'Albania. Sì, zoomiamo un attimo. Sì. Vedete lì, dove è la mano? Ecco lì, c'è una bandiera dell'Albania, proprio in onore a loro, a questo meraviglioso popolo. E un doveroso saluto per tutti i miei colleghi che hanno condiviso con me questa esperienza, agli altri che stanno partendo, soprattutto i Vigili del Fuoco e la Croce Rossa che stanno vivendo in primissima linea questa emergenza, che stanno scavando le macerie, stanno tirando fuori a me anche tante vittime. Sapete, ci sono state, siamo arrivati a 51 vittime, centinaia sono i feriti e alcune decine sono dispersi ancora. Quindi, in bocca al lupo a tutti. Basta, io sostanzialmente vi lascio al video. Non
Non mi sento di chiedervi like, condividete se volete far vedere ad altri quello che sta succedendo laggiù. Ci rivediamo al prossimo video. Al this time è tutto. Ci siamo. Stiamo per partire. Quindi qui ci imbarcheremo. Intervistando lì uno dei giornalisti, mezzi dei pompieri, da questa parte tutti i mezzi nostri. Ci vediamo dopo, forse. Buongiorno, ci siamo appena alzati, questo è quello che troviamo davanti a noi. Ora stiamo andando a cercare un bar a fare colazione, che qua sono organizzati Maluccio. Scherzo, sono le 8, 8:15 circa, siamo alzati alle 7:30. Qui c'è un altro santo delle bioscine per fare colazione, un bicchiere di latte che a me non piace. Ci sentiamo dopo. Buongiorno, ultimo giorno, credo di campo, dopo faremo colazione, sono le 8:10. Ci vogliono un po' il drone per passare il tempo, se riuscirò ad avere qualche ripresa. Ho guardato bene il drone. Sentiamo più tardi, darò gli aggiornamenti. Buongiorno, ritrovati. Oggi forse è l'ultimo giorno. Sono anche di nuovo alle cose, sono partiti di sera, sono partiti di più. Forse partiamo oggi, non so se stamattina o stasera. Passare il tempo là, voilà. Magari lo guardare un po' il drone, sono qualche ripresa dall'alto. Riuscirò a vedere cosa da mettere in questo video. Aspettiamo la colazione. Sono le 18:29, siamo sempre in Albania. Improvviso cambiamento di programma. Quanto pare invece di partire domenica, partiremo stasera stessa alle 10. Sul traghetto alle 10. Il tempo non è tanto buono, speriamo bene. Ci vediamo in Italia. 15:41, ecco di merda, lo vedete, non si mangia. Veloce, sono avanti, sono state mattinate una piccola scossa sentita, è stato un pochino sempre muoversi il pavimento sotto i piedi, tutti i piedi del vediamo cosa sarà ancora montando. Questa è la nostra tenda. Non c'è, no? Sto cercando la rete. No, ciao, questo è il mio collega. Sono già a letto, sono distrutto. È distrutto. Senza aver fatto niente. Ciao collega. E poi lui è vicino al letto, c'è la connessa. L'imponente colonna mobile regionale. Questo è un negozio che utilizzeremo pure nel campo. Un altro time da. Dobbiamo passare un po' il tempo qua, no?
può volare il drone nella tenda.
un po'. Proprio un po', un po'. Ben trovati qui al porto di Durazzo. E come diceva Tormiozzo, la situazione qui è una situazione abbastanza severa. Purtroppo non possiamo dire che la crisi sia finita, perché avete sentito anche oggi delle scosse, quindi questo rende solo più importante e necessaria la vostra presenza, che è molto apprezzata non solo da me, da tutti noi italiani che ci sentiamo fieri di essere così ben rappresentati da voi, ma soprattutto dagli albanesi, che hanno una antica storia di amicizia con l'Italia, che la vedono confermata in una maniera così profonda e così concreta grazie a tutti voi. Quello che state facendo quindi è straordinariamente importante per le vite che aiutate a salvare, per le persone che aiutate, ma anche per rendere ancora più forte questo legame tra Italia e Albania e rafforzare l'immagine degli italiani nel mondo. Quindi, a vario titolo ve ne sono grato e ne sono commosso. E credo che non possiate riposarvi, questo ve lo devo dire francamente, credo che vi aspetti ancora un lavoro importante. So che vi avvicenderete, alcuni di voi torneranno, ma credo ci sarà bisogno di una presenza importante anche nelle settimane a venire. Cambierà un po' la natura del lavoro, ci sarà adesso, su richiesta del primo ministro albanese, uno sforzo per aiutarvi a individuare lo stato degli edifici che sono stati danneggiati e decidere quali andranno abbattuti e dargli anche una mano in questo. Nel frattempo ci sarà tanta gente senza casa che avrà bisogno di essere accolta, quindi non mancheranno le opportunità per rendersi utili. Però per ora possiamo dirci veramente soddisfatti anche della velocità con cui siete arrivati, vi siete resi operativi, avete dato subito un segno concreto di solidarietà. Non riposiamo sugli allori, non riposate sugli allori, però insomma intanto un grande grazie di cuore a nome di tutta l'Italia, a nome dell'Albania, veramente ve lo siete già guadagnato sul campo. Grazie.
ce l'ho. Questa è la nostra, è la nostra tenda. No, sto cercando la rete. No, video. Ciao, questo è il mio collega. Sono già a letto, sono distrutto. È distrutto. Senza aver fatto niente. Pro collega. Imponente colonna mobile regionale. Vicino al letto c'è la possessa. Tantissime. Modulo, questo è un negozio che utilizzeremo pure nel campo. Un altro timer.